sempre al Mocca ci sarà una mostra di Marcella Campagnano che si chiama L'invenzione del femminile. Marcella Campagnano è una fotografa che negli anni 70 ha voluto fare una specie di operazione nei riguardi di come una donna viene rappresentata, e usando sempre la stessa modella ne ha tratto circa 120 immagini, e queste 100 immagini ritraggono sempre la stessa modella, che però si inventa tutte le volte con atteggiamenti, con vestiti completamente diversi. Un'altra mostra che facciamo al Mocca è Fusion Trace, curata, è una specie di installazione work in progress curata da Gabriele Chiesa, che adesso verrà a raccontarci come la realizzata. Grazie. Fusion Trace è il nome di un'invenzione prefotografica. Fine del Settecento, Louis Chrétien, che fa il musicista a Versailles, alla corte del re, crea questa macchina che gli consente di rilevare i profili delle persone con un dispositivo ottico meccanico. Quindi manca ancora la parte dell'invenzione chimica della fotografia, ma questo tipo di soluzione è percorritrice della fotografia. E, qui verrà reinterpretata fotograficamente, per cui si tratta di Photo Fusion Trace, perché basandosi sulle simili soluzioni di carattere ottico, con la presenza fisica dei soggetti che imprimeranno il proprio profilo su carta fotografica. Quindi è un tipo di realizzazione che presume la presenza, perché la fotografia è presenza, si fotografa solo quello che esiste, e sono proprio le persone, people, protagonisti saranno i visitatori di Brescia Photo Festival, che lasceranno l'impronta della loro presenza sulla carta fotografica, che verrà immediatamente trattata e immediatamente esposta. Per cui la performance mostra sarà dinamica, e quindi alla fine ci ritroveremo con i ritratti dei profili delle persone che hanno partecipato. Grazie mille. Massimo Reggio non è rientrato e non rientra, pare, quindi aspetta a me il compito di dire cosa accade nello spazio di Image Academy Gallery. Vengono presentate le foto del Sony World Photography Award 2016, quindi sono foto di professionisti di diverse nazionalità. È un concorso prestigioso a livello internazionale, ha raccolto circa 230.000 candidature, quindi rappresenta classicamente un'occasione per i giovani fotografi che decidono di farsi conoscere e di presentarsi per la loro carriera, e avremo l'opportunità di vedere una scelta di questi scatti presso lo spazio della galleria.